Intanto vorrei ringraziare Enrico Parsi per l'invito, noi siamo assolutamente neofiti nell'ambito cooperativo, quindi ringrazio per l'invito perché ho l'opportunità di raccontare una storia probabilmente molto semplice, forse anche banale sotto certi aspetti, che però ha le persone al centro, quindi è fatta da persone per le persone. Ringrazio Enrico Parsi anche per la bella location e soprattutto per la cena splendida di ieri sera con cibi molto 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 graditi, grazie. Detto questo, dopo l'intervento di Cavazzoni mi sento un po' in difficoltà perché è stato un intervento piuttosto alto dal punto di vista filosofico, culturale e non credo di essere assolutamente in grado né attrezzato da neofita del mondo cooperativistico a seguire quella traccia, quindi mi limiterò veramente a raccontare una storia semplice che è quella di Felix Pharma. Siamo in un ambito, immagino, molto molto nuovo per il mondo delle cooperative. A che ci risulti è l'unica cooperativa che si occupa di commercializzazione di farmaci, peraltro siamo una cooperativa sotto forma di società per azioni, per cui una scelta anche abbastanza elaborata, che è nata se vogliamo un po' dalla disperazione, ma passata la disperazione sono venuti fuori un po' quei valori che di fatto accomunano persone che hanno lavorato insieme per 20 anni, è vero, in un ambito multinazionale. Io ci definisco la mia cooperativa anche come una sorta di esperimento, perché le persone che operano all'interno di questa cooperativa sono tutte persone di formazione manageriale anglosassone, quindi parliamo di capitalismo puro, capitale puro, e qui mi fermo. Però l'esperimento che vogliamo fare è come, con questo tipo di formazione che ognuno di noi ha ricevuto, soprattutto a livello manageriale, fare un viraggio completamente culturale dove le persone possono ridiventare il centro dell'azienda, il centro dell'impresa. Persone che molto spesso nell'ambito multinazionale non sono altro che numeri da, tra virgolette, utilizzare, sfruttare, spremere e poi buttare. Ed è quello che è capitato a noi. Infatti, brevissimamente cerco di raccontarvi questa storia che nasce nel 2009, quando Procter & Gamble, un colosso del largo consumo, decide di vendere il suo ramo farmaceutico ad un'altra azienda che si chiama Warner Chilcot. Bene, le persone che lavoravano all'interno del farmaceutico si stropicciavano le mani perché, non essendo il farmaceutico un core business di Procter & Gamble, pensavano, beh, finalmente un'azienda che ha come core business il farmaceutico, quindi la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti e via discorrendo. Bene, questa illusione è durata poco perché Warner Chilcot, peraltro l'altra cosa rassicurante, scusate, era che Warner Chilcot non era presente in Europa, per cui comprando Procter & Gamble Pharmaceuticals dava il segnale di comprare degli asset, quindi tutta l'organizzazione, le strutture in Europa, per cui questo era rassicurante, quindi vuol dire che rimpingueranno il listino con nuovi farmaci, per cui insomma il futuro è assicurato. Beh, l'illusione è durata un anno e mezzo circa, peraltro si è scoperto, poi pare che Warner Chilcot abbia utilizzato esclusivamente fondi delle banche. Da questa operazione di acquisizione ha avuto un aumento della share da $16 costantemente a $22, dopodiché che hanno pensato i furbacchioni? Beh, abbiamo rivalutato tutte le nostre stock options, tutte le nostre share, stiamo restituendo i soldi alle banche, sapete che c'è? Ritirata strategica. Hanno chiuso tutta l'Europa, mandando a casa 550 persone, di cui 165 solo in Italia. Appunto, si è fatto anche un po' di bailam con delle interrogazioni parlamentari, cioè, ovviamente in questi casi sapete meglio di me che serve poco o nulla sbraitare se non per avere qualche pagina di giornale o di quotidiano. Di fatto persone in mobilità, persone in cassa integrazione, persone disperate con famiglia, peraltro nemmeno più giovanissime, un'età media di 40, 45, 50, per cui difficilmente ricollocabili in un mercato che tende alla contrazione, tende all'efficientizzazione, tende all'espulsione del lavoro e di persone dal lavoro. E quindi a quel punto che cosa si è pensato di fare? Qua ho un po' visualizzato in questo modo,
mettendo quei dollari che ancora continuano ad andare negli Stati Uniti, perché cosa hanno fatto in Wonder Circuit? Hanno eliminato tutta la struttura commerciale e organizzativa a livello locale, però mantengono la distribuzione del loro prodotto principale nel mondo farmaceutico italiano, distribuendolo dalla Svizzera. Quindi significa che, avendo azzerato i costi, tutto ciò che entra è profitto e quindi i dollari continuano ad andare verso gli Stati Uniti, mentre col cerino in mano siamo rimasti un po' tutti quanti in Italia. A quel punto 5 di noi ex manager hanno detto: beh, che cosa facciamo, cosa si può fare? E abbiamo cominciato una sorta di riunioni carbonare, le definisco io, perché ci riunivamo in situazione d'emergenza in un bar in un quartiere di Roma il sabato mattina, e qualche volta c'era la signora di sopra che annaffiava le piante, ci arrivava pure un po' di rinfresco. Tenete conto che era giugno-luglio, quindi forse non faceva nemmeno male quel rinfresco, ci dava forse qualche idea un po' più creativa. E decidono di perseguire una frase che abbiamo adottato già da tempo, di Eleanor, della signora Roosevelt, insomma la moglie del presidente del New Deal: cioè, il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni. Quindi, partendo da qui, abbiamo detto: ma noi abbiamo il sogno, qual è il nostro sogno? Cosa vogliamo fare? Vogliamo riciclarci sul mercato e quindi in un'altra azienda farmaceutica dove continueremo ad essere un numero fino alla prossima esodazione, non so se è dal punto di vista lessicale corretto, comunque aspettare che ci rimandino di nuovo a casa? Vogliamo andare a lavorare come provvigionali, perché non essendo più giovanissimi è difficile che un'azienda si prenda un cinquantenne, cioè, succede raramente, no? Perché qua allungano i tempi della pensione, però poi alla fine accorciano i tempi del lavoro. Questo funziona, cioè il bello è anche questo. E quindi una serie di interrogativi per cui abbiamo detto: bene, mettiamoci insieme, creiamo un progetto di persone e decidiamoci il nostro destino. A quel punto, colleghi, amici, ma voi siete la definizione più atroce: pazzi, illusi, ma non avete la possibilità di fare questo, non avete le skills. E noi, nonostante tutto, da come dire, molti di noi anche meridionali, quindi con la capoccia dura, come si dice, a persistere nel costruire un business plan. Abbiamo proposto questa idea alle persone esodate, mandate a casa, 40 hanno aderito, e non è stata solo una adesione di valori, perché la cosa bella è che tutte queste persone sono persone che abbiamo lavorato per 20 anni insieme, cioè abbiamo davvero costruito il farmaceutico della Procter & Gamble prima e di Warner Circuit successivamente, condividendo 20 anni di vita insieme. Quindi c'è veramente un collante molto molto forte da questo punto di vista che si era creato. Quindi come salvaguardare questo? Come salvaguardare le professionalità che si sono costruite nell'arco di un ventennio? E quindi è nata l'idea di creare Phoenix Pharma. Hanno aderito in 40. Io sono una persona molto pragmatica, cioè da un punto di vista dell'adesione all'idea va benissimo, però molto spesso l'adesione all'idea la misuri quando in qualche modo ognuno di noi viene toccato nella tasca. E qui la risposta è stata straordinaria. Devo dire che abbiamo voluto perseguire prima di tutto un fortissimo autofinanziamento. Guardate bene, questo è un piano industriale che noi siamo partiti con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro, quindi non è abbastanza, diciamo, articolata e abbastanza complicata da mettere su. Però c'era bisogno di fondi, c'era bisogno di avere energie per poter creare un listino farmaceutico. Comprare una licenza di un prodotto farmaceutico costa dai 150.000 ai 350.000 euro. Aggiungiamoci che vanno costruite le scorte, e quindi vi lascio immaginare che bisogno finanziario c'era. La risposta delle persone è stata straordinaria. Mediamente ognuno tra quota capitale e prestito sociale ha messo fuori in tasca, diciamo, un buon 50% della buona uscita che avevano preso dall'azienda che le aveva mandati a casa. Quindi hanno in qualche modo reinvestito, stiamo reinvestendo su noi stessi, credendo fortemente in quelle che sono le nostre capacità, professionalità, ma in un clima, in un ambiente assolutamente diverso rispetto a quello di prima. Cioè, dove
il valore delle persone è centrale per tutti noi, dove la discussione è sempre aperta. Pensate, noi abbiamo cominciato le attività a gennaio di quest'anno con il primo prodotto. Da gennaio ad ora abbiamo fatto già 3 riunioni. Considerate che 40 persone sono sparse su tutto il territorio nazionale. Quindi riunirsi frequentemente anche per continuare a costruire al meglio, essendo tutti neofiti, lo spirito cooperativistico, cioè di mutualità, di reciprocità. I passi avanti sono stati molteplici. Attualmente, giusto per fare una breve sintesi, abbiamo un listino di 6 prodotti. Siamo in fase di finalizzazione per altri 4 prodotti a partire da settembre. Stiamo viaggiando a un fatturato di 200.000 euro al mese, in crescita ovviamente, e consentitemi, da buon meridionale e scaramantico, faccio le corna a quelle che ci dicevano che a luglio forse non ci arrivavate, cioè luglio fra 20 giorni, quindi ce la facciamo. Grazie.